you mm -hmm. Ciao Fragolini. Allora, nuovo video. Come avete letto dal titolo, eh, non sono riuscita, diciamo, a, a non ordinare per la seconda volta, praticamente da Hir up. Hire up. Eh, per cui non ho resistito e ho fatto il secondo ordine. Adesso vi dico più o meno. Ehm, cosa ne penso perché l'ho provato ormai sono quasi due settimane, quasi tre settimane che ce l'ho e pro ehm, sì, sono ormai tre settimane che lo sto provando per cui voglio già darvi una mia recensione. Poi, giustamente, tra due mesi vi dirò mh, quanto dureranno. Allora, io ho fatto il secondo ordine: che è questo: ho preso praticamente quasi tutto Ehm, i, I pod eh, che ci sono sul sito, quasi tutti. Cioè, ho detto li voglio provare perché se questi, quelli che ho, che ho comprato, che vi ho fatto vedere nel, nella prima parte, cioè, se sono uguali a questi qua, allora è una bomba. Cioè, per cui. Mi raccomando, seguite tutto il video se volete sapere cosa ne penso di questo, se sanno di qualcosa e ovviamente come mi sono trovata anche se sono queste due o tre settimane. Allora, poi rispondo a due di voi che mi avete scritto nell'altro video eh, due domande, vi le risponderò in questo video e eh, prima di tutto ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina Così non vi perdete neanche un solo video, lasciarmi un like se volete che continua e che continuo e ovviamente un commentino qua sotto se anche voi l'avete provato e uh, se non so volete farmi qualche domanda. Ovviamente vi ricordo che c'è anche il mio Instagram che lì sapete prima uh, del canale e niente. Iniziamo prima dalla spedizione. Perché una ragazza mi ha chiesto eh, la spedizione più o meno quanto ci mette. Allora, la mia prima spedizione che ho fatto ci ha messo 3-4 giorni ad arrivare. Calcolate che eh, la prima volta che ho ordinato c'era di mezzo il giovedì che era festa, che se non sbaglio era il 2 giugno, adesso mi ricordo. Era festa, per cui calcolando che era festa, giustamente mh, cioè, il pacco non è che ti arriva subito, devi aspettare un giorno in più. Per cui tra i 3 e 4 giorni il primo pacco mi è arrivato. Invece il secondo, che è questo, mi è arrivato più o meno una settimana dopo sì, dopo 5 giorni, perché ehm, i giorni lavorativi ci mettono dai 3 ai 5 giorni, c'è cioè scritto sul sito, invece eh, per arrivare, cioè la spedizione secondo me è ottima, perché non devi aspettare tanto e arriva subito, scusate se stanno tagliando l'erba fuori. Per cui eh, io ho ordinato il pacco lunedì eh, 13 giugno, io l'ho ordinato lunedì 13 e mi è arrivato dopo una settimana, dopo sette giorni, che è per praticamente martedì 22. Per cui calcolate che eh, ordinandolo lunedì: mh, io adesso non mi ricordo se l'ho fatto la mattina o il pomeriggio. Dovete aspettare tra i tre o i 5 giorni. Eh, questa volta ho aspettato 5 giorni. E mi è arrivato martedì, per cui spedizione velocissima. Prima di tutto eh, voglio aprirlo insieme a voi e provarli. Per cui lo apriamo insieme perché ho voluto aspettare così. Allora, non vedo l'ora di assaggiarle no, perché da... È da più di quasi una settimana che sto aspettando di assaggiarli, però dovevo fare prima il video e farvele vedere. Allora, questa volta ho preso la pera, che sono dentro tre. Poi ho preso l'ananas. Io sto sudando. <ride> la, la mela. Io non so perché questo cellulare... Fa vedere le scritte all'incontrario, non lo so, devo boh, vabbè, comunque voi non fateci caso, mela ho ordinato il caffè la Coca-Cola, che poi per loro è cola. Si dice perché non è proprio Coca-Cola, e per finire la fragola al. Lemongrass, adesso non so più o meno che cos'è perché non me lo ricordo, vediamo se c'è scritto dietro così ve lo dico, uh. gusto, fragola e citronella. Ah, ecco, citronella, fragola e citronella. Dato che non c'era solo la fragola, allora ho detto vabbè, alla fragola devo provarlo. Allora, vi dico solo che ho preso. Tutti questi che sono secondo me quelli che mi fanno impazzire di più perché tutti gli altri sono insieme, ad esempio c'è il limone con che ne so, la pesca insieme e non mi convince. Preferisco prendere una cosa separata come il caffè e basta senza prendere due gusti uguali. Ho preso questi per provare perché sinceramente. Quando ho fatto il video che vi ho detto che non sentivo i gusti è perché non avevo messo bene il pod. Adesso vi, eh, ve lo di vi dico: allora, questa è la mia borraccia che vi avevo fatto vedere. Vi dico che il, po il pod non l'avevo messo bene, per cui non sentivo il gusto e poi ci vuole un po' per sentirlo. Per cui dovete aspettare. Mm, adesso no. Comunque, adesso vi spiego. Um, iniziamo prima a assaggiarli tutti così vi dico in diretta come sono. Questo è l'anguria, ma uh, non c'entra niente, per cui <ride> adesso lo tolgo e le assaggiamo insieme perché sono veramente curiosa di sapere. Uh, ovviamente, tutti così di cosa sanno. Re lo riempio d'acqua, cioè vi assicuro, da quando l'ho comprato. Non avete idea, ho bevuto più di 5 bottiglie d'acqua, praticamente più di 5 di queste. Vi assicuro, è irresistibile. E, cioè Mi sto trovando talmente bene che, e ripeto, l'ho pagato con i miei soldi, ovviamente. metto poca acqua perché sennò, alla fine, che me la bevo tutta, di sicuro. L'ho pagato con i miei soldi, non è una sponsorizzazione e non collaboro con questo marchio. Per cui, già preciso che tutte le mie risposte, tutte le mie recensioni sono tutte vere e non false. Per cui, se uh, guardate i miei video, sapete che è tutto, tutto vero. Ok, ho messo l'acqua. Proviamo, iniziamo a provarle Li apriamo così almeno vi dico anche questi se sono ottimi ovviamente poi in un video mamma mia l'odore sa di caffè una bomba ce ne sono dentro tre ah, una ragazza mi fa perché nel video eh, nel primo video ovviamente io de ho detto che mh, non si sentiva il gusto e lei mi ha detto che de dovevo togliere via la, la pellicola ma adesso vi faccio vedere non c'è pellicola. Questa è quello che dovete mettere dentro il pod quando non lo utilizzate. Questa non è pellicola, è proprio fatta così. L'odore, mamma, mia, fa impazzire. Proviamo il caffè. Dovete solo inserirlo sotto fino in fondo ed è chiuso. Quando lo alzate, lo alzate e vedete, sentite che è bloccato. Allora, potete assaggiarlo. Allora, direi che ci vuole un po', eh, perché ci vuole un po' che prende il gusto, dato che è nuovo. Adesso io mm, cioè, devi proprio bere, bere per sentirlo. Per cui mm. Perché poi vi assicuro che loro dicono che lo sentite dal naso e vi viene voglia di bere. Secondo me no. Io lo sento proprio dal gusto. Dal gusto si sente tantissimo questa aroma. Per cui... Ripeto, è nuovo. E io ci metto un po' per sentire il gusto. Però cioè vi assicuro che è una bomba se no io non continuavo a bere acqua poi l'odore si sente ma tanto ah, poi mm, ovviamente si sente anche cioè ehm, va fatto con bollicine nel senso che quando eh, bevete dovrebbero uscire delle bollicine dentro e lo sentite di più io lo sento così. Per cui <clears throat> direi che si sente il caffè. In... Allora proviamo anche gli altri perché sennò questo video dura troppo. Ovviamente vi dirò nel video. Ho visto che hanno cambiato però i cosi dall'apertura. Non è trasparente che la stacchi proviamo la mela devo far veloce questo video perché poi dopo dura troppo e mm, si sente anche la mela allora lo aprite però non dovete aprirlo tutto perché sennò poi dopo si sente io direi che dopo aver fatto queste scelte è una cosa assurda cioè credo che in inverno ha voglia di bere tanto allora questo è su mm. qua si sente molto di più mm. questo si sente molto di più è leggera e si sente la mela mm. io l'ho detto io, cioè, io lo finisco finisco tutta l'acqua ovviamente vi dico quale preferisco di questi che ho preso la mela si sente molto di più a confronto del caffè però è più leggera la mela poi passiamo all'ananas che in teoria si dovrebbe sentire anche questa di più io sto sudando, ho le finestre chiuse e la porta chiusa perché sennò sentite il rumore, il ventilatore non posso accenderlo cioè l'aria condizionata non posso accenderla perché sennò non sentite niente. Io so solo che, mamma mia, tra l'odore e il gusto, secondo me a fine giornata avrò fatto fuori un litro almeno di acqua c'è uh, sbagliato ok mm. io non so però è una bomba Perché poi alla fine, se non sbaglio Allora, secondo me Io sento il gusto Proprio il gusto Non nel cervello che dico no È proprio la... Non lo so, non so spiegarvelo Ma mm. E funziona, eh Perché l'ho quasi finita l'acqua Cioè, io potrei riempirvela tutta Ma, cioè, vi, vi giuro che in, in dieci minuti Io faccio fuori 650 ml di acqua, eh. cioè, e non sto scherzando perché con me, vi assicuro che non si scherza, specialmente quando provo io le cose perché mh, io dico quello come la penso io. Proviamo alla pera e poi abbiamo la, la, la fragola, e ovviamente vi dirò: allora per il momento. Vince la mela perché è più leggera, però anche gli altri, secondo me, non c'è mm, questo. A me sembra il succo la pera. A me sembra succo la pera questo. anche questo si sente sto finendo l'acqua mm. si sente molto ehm, solo che mischiando tutti i gusti dopo un po giustamente vado in tilt perché sembra che poi è uguale però allora direi di mettere acqua perché sta per finire e ho l'ultimo che è la fragola e l'ho riempita eh non è che non l'ho riempita per farvi capire e vi assicuro che alla sera finisco più di una bottiglia io adesso vi faccio vedere la riempio la riempio tutta l'ho riempita tutta vi faccio vedere e non scherzo che è irresistibile bere con questi gusti È irresistibile non so spiegarvelo però a ah noci abbiamo ancora la coca pensavo che avevamo finito invece no abbiamo la coca che io la chiamo coca ma in teoria si chiama cola per cui l'ultimi due proviamo la fragola una fragola Mm, si deve sentire cioè già la sento dall'odore, dall mamma mia, perché poi c'è un, un, un buchino. Non so se lo vedete, e qua c'è un altro buchino che quando fa le bollicine voi sentite il gusto non dalla mente come dicono, ma proprio sentite il gusto. Questo è leggermente leggero perché si sente poco poi non so eh, perché si deve proprio prendere il, il gusto l'acqua con eh, ovviamente l'aroma per cui non potete pre pretendere che subito appena bevete si sente eh. cioè almeno io l'ho notato dopo eh, due settimane che ho fatto il video se no a quest'ora vi dico già che se no a quest'ora la seconda parte non c'era e tantomeno non compravo altri pod per cui ve lo dico eh. perché se non sentivo il gusto degli altri vi dico che questi non li compravo di sicuro questo leggero leggero forse perché c'è è un è un po' mischiato con l'altro gusto infatti se sono due gusti uguali li senti perché li senti tutte e due però leggermente cioè, o senti uno o senti l'altro, non li senti proprio come per dire adesso sento questo questo si dovrebbe sentire molto di più a confronto de degli altri, per cui proviamo la coca perché tutti impazzivano di questa coca Di questa cola, non coca. Mamma mia, l'odore è fortissimo. Cioè, l'odore è straforte. Poi guardate, che figata. Io poi non so quando finisce, dopo 5 litri, io non so se il colore di questo... Ecco, batteria scarica. Non so se il colore di questo va via dopo 5 litri, oppure... Non si, non si sente proprio il, il gusto. Ok, prima che mi si spegneva il cellulare e prima che si cancellava la clip, giustamente ho dovuto metterlo in carica per cui scusate, allora l'ultima, proviamolo. Mm, mamma mia come. Cioè, questo è il gusto che si sente molto di più A confronto di altri Ma vi assicuro che Allora Non è uguale alla Coca Cola È tipo la, la Coca Che prendi all'MD Lidl Quella un po' sottomarca Per farvi capire Non è male eh Solo che tra acqua e Coca-Cola mm, non è che diciamo, sia migliore il gusto, però io lo sento tra l'odore, il gusto, quando bevete l'acqua si sente tanto. Scusate se questo video dura tanto, ma devo farvi... <ride> sapere cosa ne penso e i gusti perché se c'è cioè, prima di comprare ovviamente secondo me questi video sono molto utili adesso io sono strapiena perché quando io bevo tanta acqua si gonfia la pancia e poi faccio fatica mh, a bere ancora di più per cui poi mi tocca aspettare comunque c'è cioè, guardate sono quasi a metà, e vi assicuro, c'è cioè, il mio cervello è talmente pazzo di questa roba che vado avanti a berlo. Io, vabbè, ovviamente non me lo posso portare a, a, al lavoro perché io lavoro tutto il giorno. Oggi ho finito prima, per cui sono riuscita a finire prima per fare questo video. Però, dato che la borraccia è troppo grande, io non mi posso portare la borraccia al lavoro, ma vi assicuro, se, vi portavo... cioè, se mi porto questa al lavoro, secondo me, in tre bottiglie in un giorno le faccio fuori. Perché. Cioè, vi dico solo questo. Per cui, allora, la mia preferita. Ah, e vi dico che vi fa anche rotta. <ride> fa... Cioè, no, non è che ho rotta. Ru diciamo nel video ovviamente faccio aumento i tagli ma vi assicuro che quando bevete tutta l'acqua <ride> non so perché vi fa rottare ehm, spero che non è volgare questa cosa che le sto dicendo spero di no comunque stavo dicendo i, il lassaggio che preferisco di più per il momento è la mela per cui è più leggera a confronto di tutti per cui la mela è al primo posto. Poi c'è la, la pera, che mi piace, l'ananas e tutti gli altri. Poi, vabbè, questo si sente che è una cosa. Mm, un trucchetto. Se voi lo alzate un po' di più, ovviamente facendo tante bollicine, perché adesso qua non si vedono tanto le bollicine però vi assicuro che lo sentite molto ma molto di più cioè dovete fare così guarda io andrò avanti ancora per molto eh, per farvi capire per cui è meglio che la smetto <ride> perché se no eh, devo dirvi cosa ne penso e eh, la recensione perché se no vado ancora avanti a eh, giuro a bere perché cioè. allora iniziamo a dirvi che quando ho scoperto questo e quando ho iniziato a usarlo a bere eccetera, eh, facciamo così: dato che ho conservato le bottiglie che, e non sto scherzando, ho le bottiglie che ho usato per bere, le ho messi tutti da parte adesso non so perché è diventato rosso sto telefono vabbè uh, sì forse ce la facciamo vado più veloce allora ehm, in un vlog vi farò vedere anche su instagram vi farò vedere quante bottiglie io ho bevuto grazie a questo high rap per cui non sto giuro che non vi dico fesserie eh, è la verità eh, allora Adesso non vi posso dire gli altri gusti quale mi piace di più perché non me li ricordo tutti e devo andarle a prendere e dato che questo video sono dura un po' troppo vi dico in breve. Ehm, dopo una settimana o due che l'ho assaggiati per bene e lo continuavo a bere, a bere, a bere, ehm, vi assicuro che il gusto si sente che è una bomba. Cioè, non ve lo non riesco a farvi capire, ma... Se lo provate non la smettete più di bere. E eh, io stranamente non bevo quasi mai in, in estate, bevo di più in inverno quando non so perché ho più sete. Invece, in estate non tanto, però da quando ho preso questo non riesco a smettere di bere. Calcolate che io bevo di più alla sera, questo qua, perché io lavorando mattina e pomeriggio, giustamente non essendo a casa, non posso prendere la borraccia a bere mh, grazie a questo Air Up Per cui vi dico solo che eh, grazie a irap vi assicuro che i gusti li sento e tanto e mi sto trovando bene. Per cui io ve lo straconsiglio. Per chi ha bisogno davvero che eh, non, riesce non riesce proprio a bere acqua ve lo consiglio. Se avete problemi eccetera, ovviamente scrivetemi in privato che lì sempre rispondo sia su Instagram che sulle mail e ovviamente anche sotto nei video. Per cui se avete problemi, che volete sapere qualcosa, mh, ditemelo uh, in privato o sotto nei commenti che così almeno vi... Mh, vi spiego oppure se riesco vi, vi dico come dovete fare. Allora, prima di tutto, volevo leggere questi due messaggi, due, due messaggi, due commenti che mi avete lasciato sotto nell'altro video eh, perché mi avete chiesto due eh, domande. Allora, la prima domanda eh, mi avete chiesto: mi potresti dire se senza il pod si può usare per bere acqua normale? Sì, adesso ve lo faccio vedere veloce allora se voi tirate via il pod questo ok diventa una semplice borraccia e acqua normale per cui è acqua normale sentite solo acqua per cui la tua risposta cioè la mia risposta mh, che volevi sapere ovviamente uh, sì però io ti consiglio di non spendere adesso non mi ricordo quanto costa la solo la borraccia, ma è inutile prendere solo la borraccia perché non vuoi diciamo sentire il gusto di questi. No. Prendi la borraccia, prendi i pod perché vi, vi cioè ti innamori e eh, come ho fatto io ogni 2x2 bevo sempre questo. Uh, poi l'altra mi avete chiesto ma anche se lo abbassi cioè quando vuoi bere acqua normale perché ti è seccato il gusto abbassi il pod se mi spreca né tu senti il gusto allora vabbè a parte uh, un po' l'italiano okay. comunque in poche parole mh, mi dice che se io lo abbasso po il pod adesso vi faccio vedere Io lo abbasso, giusto, è proprio in giù, sotto e ovviamente sentite l'acqua, non sentite il pod, il gusto del pod. L'ha spiegato ovviamente anche ai rap, che se voi abbassate questo giustamente sentite solo acqua non sentite tipo la cola. Questo è quello che forse voleva dire mh, il, il ragazzo perché ehm, cioè se, se ti secca il gusto che non lo vuoi più giustamente se vuoi abbassarlo e sentire l'acqua in poche parole sì questo è quello che per farvi capire sì per cui io ho risposto alle vostre due domande se ne avete altri eh, scrivetemi sotto nei commenti se no tramite privato se ovviamente siete timidi e non, voglio, non volete scrivermi sotto, nei, sotto nel video Niente, io direi che ho detto tutto. Recensione in breve, ve l'ho detto prima, per me è fantastico, non la smetto di bere. E secondo me mm. qua si sente tanto la Coca-Cola, cioè vi giuro, si sente tanto da quando ho scoperto come si fa, basta, c'è, guardate. E non scherzo, eh? vado avanti, mm. non perché sto facendo il video e per dirvi eh, no, prendetelo, non ci guadagno niente. Cioè, io vi, vi dico la mia, io a me eh, mi piace questi gusti. Mi piace se no, non li compravo e tantomeno non compravo altri gusti nuovi. Ho visto che fanno altri gusti nuovi. Una, una ragazza, un ragazzo ha chiesto se fate anche il prosecco, <ride> cioè praticamente anche lo spumante, eccetera. E forse fanno anche quello. Per cui, boh, se arriveranno altri gusti che sono buoni, giustamente io ne comprerò altri. Eh, ah, vi dico quanto ho speso, così almeno sapete il, eh, quanto ho speso in totale. E ovviamente, vi dico anche i prezzi: allora, totale ho speso 38,75 ehm, Allora, Quello alla Fragola 5,70 euro. Eh, ,70, scusate perché, ovviamente, cambiava. Certi erano in promozione. Quello alla cola 7,34 all'ananas 6,52 eh, la mela 4,88 euro. Uh, poi la pera 4,88, il caffè 7,34. Ovviamente avevo lo sconto di, uh, del sito che quando ti registri e eh, fai il primo acquisto, poi ti arriva lo sconto. Per cui dopo il secondo acquisto uh, vi regalano o il, il pod o una scatola di pod. Per cui calcolate che uno di questo non l'ho pagato. Ad esempio, questo qua io non l'ho pagato. E costava 4 euro 88 tutti gli altri l'ho pagati ma eh, dato che avevo questo sconto che eh, non pagavi uno di questo allora ho deciso di ordinare e di provarli tutti ovviamente eh, nel, vlog, ne, nel vlog che farò eh, vi dirò altre cose se volete sapere oppure eh, i gusti piano piano poi assaggerò anche questi e vi dirò tutti i gusti e quello che mi piace di più, tra tutti quelli che ho comprato. Niente, scusate se questo video è durato troppo, ma volevo appunto dirvi quello che pensavo, volevo dirvi la verità: se avevano ragione tutti quelli che facevano il video, e tantomeno tutti quelli che lo stanno mettendo su su TikTok perché ne, ne vedo tanti di video. Io direi che eh, tutto quello che dicono è vero, il gusto si sente, ti fa bere tanta acqua, cioè è irresistibile, non, non so spiegarvelo, ma si sente, tra l'odore e il gusto si sente. Eh, per chi ovviamente vuole chiedermi anche se sono naturali al 100%, eccetera, sì, sono aromi naturali al 100%, per cui calcolate che voi bevete solo acqua. E non avete, diciamo, problemi di salute o altre cose perché tanto alla fine voi bevete solo acqua. Uh, credo che va bene per tutti uh, e niente. Uh, credo che ho detto tutto, non, non dovrei aver dimenticato niente. Se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere sotto in questo video. Io chiudo qua questo video perché sennò mi sparate con, che continuo sempre a, a far video lunghi, ma non so perché non riesco a smettere di farli lunghi. Dovrei farli corti, ma non ce la faccio. E niente, detto questo io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi sia su Instagram che su uh, YouTube, così almeno... Continuo e vi dirò cosa ne penso e ovviamente tra due mesi vi dirò anche la verità: se questi gusti saranno ancora si sentiranno ancora oppure no. Prima che parlo, top, io vi saluto. Che è meglio, ciao e al prossimo video.